Il virus della povertà si sta diffondendo sempre di più, dice Sant'Egidio oggi in Liguria, 17 nuovi contagi e 6 decessi. Sono le 19, quasi 38 minuti, benvenuti al telegiornale Rai della Liguria. In apertura le tematiche legate alla pandemia, oltre ai numeri sanitari al centro dell'attenzione anche l'aumento della povertà tra la popolazione. Allora andiamo subito in diretta ad Alberto Viazzi che si trova dalla comunità di Sant'Egidio. Alberto. Emergono nuove povertà in questi mesi di coronavirus. Qui siamo al centro di distribuzione della comunità di Sant'Egidio, che ha registrato in questi due mesi un aumento del 35% di richieste alimentari e dall'inizio della fase 2 c'è un'ulteriore crescita del 20%. Ne parleremo più tardi, prima l'attualità con gli aggiornamenti che fanno riferimento alla situazione coronavirus. Torniamo al virus della povertà che si sta diffondendo anche a Genova. Abbiamo Maurizio Scala della comunità di Sant'Egidio. Questo aumento di richieste di alimentari, da dove arrivano? Ma effettivamente siamo colpiti da questo percentuale del 35% di aumento nella richiesta di generi alimentari, ma siamo ancora più colpiti dal fatto che questo 35% è fatto da persone che potremmo definire normali. Sono il nostro vicino di casa che aspetta la cassa integrazione, è il bottegaio nel negozio dove andavamo per i fornici che non è riuscito a riaprire l'esercizio, è l'amica di nostro figlio che di fatto ha perso il lavoro perché lavorava nella ristorazione. Ecco, c'è da dire però che contestualmente aumenta anche la rete di solidarietà, avete tanti volontari che aiutano. Sì, questo è l'altro aspetto, penso che l'appello di Papa Francesco quando ha spiegato che siamo tutti nella stessa barca, credo che sia stato sentito e recepito in maniera importante, insieme a tanti che ci hanno aiutato, in particolare la Costa Crociere Foundation che da tanti anni ci aiuta, ha incrementato il suo aiuto in questo periodo. Ci sono stati veramente tanti volontari, quasi un migliaio, si sono venuti ad aiutare con la comunità di Sant'Egidio, di cui 260 proprio in questi mesi, come a sentire il bisogno di tanti di rispondere personalmente a questa nuova situazione. Grazie al nostro ospite, dalla comunità di Sant'Egidio è tutto, linea allo studio.